In questa puntata, l'adescamento online di minore. L'adescamento consiste nel tentativo da parte di un adulto malintenzionato di avvicinare adolescenti, bambini e bambine allo scopo di instaurare una relazione intima, anche sessualizzata, tramite i canali digitali. Ma è possibile comprendere se una persona è chi dice di essere? E cosa fare davanti a una situazione di questo tipo? Via alla prossima puntata! È possibile capire se una persona conosciuta online dice la verità sì o no? Ho 20 anni, no! Non è possibile scoprire se una persona online dice la verità o no, essendo che online si può dire che sia 10 anni. Secondo me dovrebbero far vedere la carta di credito, il passaporto. E in realtà si potrebbe essere un rapitore che ha 60 anni. E quindi non bisogna mai fidarsi online. Come riportato giustamente dai ragazzi, è difficile capire se dietro una certa identità ci sta quella persona reale oppure no. Per questo motivo è importante essere critici, cercare di verificare le informazioni che ci arrivano e non dare dati personali oppure inviare fotografie. Un adescatore tende a essere gentile, premuroso, fare complimenti, per cui si tende ad avere fiducia in questa persona. Sensibilizzare i ragazzi a mantenere privati i propri dati personali può aiutare a non incappare in queste persone. Un adescatore tende a chiedere al ragazzo o alla ragazza di mantenere segreta questa relazione online, in chat, per cui bisogna prestare attenzione anche a questo. Cosa può fare una minore che riceve dei messaggi inopportuni da parte di uno sconosciuto? Non rispondere soprattutto al messaggio, perché potrebbe essere una persona che vuole rapirti o che vuole farti male. Lo sconosciuto può venire segnalato, così il bambino o il ragazzo può rimanere al sicuro. Dovrebbe dirlo ai genitori o poi bloccare quella persona. Potrebbe avvisare un adulto o un genitore. Io lo direi a un adulto. Ci sono persone che vanno anche dalla polizia, che secondo me è un po' troppo. Secondo me li deve bloccare il numero e dirlo a qualcuno, un adulto, o parlarne con qualcuno. Dovrebbe denunciare quella tipa o quel tipo che gli ha mandato quello e cancellarlo subito dalle foto. Allora, il contatto con sconosciuti può avvenire nel mondo dei social, come anche nei giochi online. È importante per un minore che riceve dei messaggi da parte di sconosciuti che non risponda chiaramente a questi messaggi. Eventualmente, se ci sono dei messaggi inopportuni, vanno segnalati e va bloccato l'utente. Allo stesso modo, il contatto con sconosciuti o con situazioni di questo tipo può generare nei ragazzi confusione e anche paura, quindi in questo caso è proprio importante che possano parlarne e confidarsi con un adulto di riferimento, che sia un genitore, che sia il docente, che sia anche magari il 147, ed eventualmente segnalare. Per la segnalazione è anche importante mantenere le prove delle comunicazioni, quindi è importante fare degli screenshot ai messaggi, alle comunicazioni ricevute da questi sconosciuti.